Ciao a tutti ragazzi, io sono Pierangelo Amodeo e benvenuti in un nuovo video, in un nuovo vlog, perché stamattina ho fatto un po' de tour alla stazione e oggi avevo intenzione un po' di fare un tour qui alla scuola Rocco Chinnici, che sembra essere aperto, e quindi coglio l'occasione per fare il tour. Ci becchiamo tra poco. Come vedete, qui c'è il cancello da dove si possono salire le scale. Insomma, qui vabbè, il plesso, e poi verso di lì si va alla centrale, mentre qui al Rocco Chinnici. Ora faccio un piccolo tour, quindi salendo di qua, come vedete, c'è tutta questa cosa e poi c'è tutto questo. E qui insomma si vede il plesso, il plesso di Rocco Chinnici. E qui là abbiamo il nostro caro Rocco Chinnici. Qua c'è una specie di porta. Poi invece qui c'è una specie di, cioè c'è l'altro lato. Poi qui c'è insomma l'altro lato dove si può vedere un po' delle classi. E poi qui insomma si vede anche la centrale, a quanto pare. Vediamo. E qui un po' andando a scavalcare si può arrivare direttamente alla centrale. Qui invece c'è un po' di natura, erba, e qui ci sono degli alberi di palma, sì, non olio di palma, alberi di palma. Poi qui insomma ci sono altre cose gialle. Poi lì abbiamo visto che c'è una specie di palazzo rosa. Qui è da dove si scende. E qui lì ci sono i bidoni. Adesso partire da dove si scende. 5, 7, 8, no, 10, 1, 2, 3, 14. Ah, ci sono arrivato. Ora, questo era per quanto riguarda la scuola materna Rocco Chinnici. Adesso andiamo a fare anche un tour alla centrale, perché sabato, siccome ero uscito con Manuele, quindi non c'è la possibilità di visionare bene il plesso, farò un tour della centrale. Qui come vedete è dove si entra, stranamente è sempre aperto questo cancello, stranamente. Aspetta che entro. Ok, eccoci qui. Vedete un po', qui si sale, come potete vedere c'è un po' della natura anche qui. Poi lì c'è la nostra scuola, la centrale, insomma il posto dove andavo 3 anni fa, mi pare. Poi mi pare che qui
c'era dove facevo io la corsa campestre, quindi andrò a fare un tour di cosa c'è là sotto, perché sabato non ho avuto la possibilità di farlo. Una specie di palestra però esterna, dove ci sono i due canestri, e sicuramente Emanuele è bravissimo a canestro, e infatti è bravissimo, quindi ci può dare può fare 1.000 canestri l'ora. Poi scendendo da qui si può vedere un po' quello che c'è adesso lì sotto. Qua c'è un po', non è tranquilli per i cani, perché un po' si sono abituato ormai ai cani, quindi chi te carlaggiano. Poi qua c'è il bel della natura. Poi verso qui c'è la palestra, e poi la cosa mi pare un po' strana perché il vetro è rotto. Comunque, procedendo, qua ci sono, vabbè, l'erba che spina. Poi, camminando, 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 qui si vede un po', come dire, un camion. Poi qui c'è un po' l'erba alta, messo di qui c'è anche, mi pare, l'entrata della palestra, messa in questo cortile, mi ricordo da quando andavo alle medie. Comunque, quando andavo alle medie andavo a pulirsi, per specificare. Qui io ci andavo praticamente per progetti, spettacoli, Primavera delle Scienze, poi per gli esami finali, gli esami di Stato, insomma, tutto il resto. Poi qui c'è un altro bel cortile, qua c'è un altro cortile, anzi volevo dire c'è un altro po' di natura. Qua è cancello chiuso, penso che da lì si può entrare anche, però insomma, come vedete qui l'abbiamo visto, e questo era praticamente il percorso che facevo quando mi pare facevo la corsa campestre. Qui insomma, come vedete, c'è il logo della scuola Cosmo Guastella di Misimeri. Qui è da dove infatti si esce, e qui invece da dove si sale. Dritto dritto si va a finire direttamente al punto di partenza. Mi strano che qualcuno sia un trainetto, ma comunque qui è dove tornavo al punto di partenza quando dovevo fare 10 giri con la professoressa Cannolo, che era la mia professoressa di scienze motorie, e per giunta ancora esiste in questo paese, a quanto mi hanno comunicato. Come vedete, verso di lì c'è il castello, si può vedere alle mie, cioè di fronte a me. Poi qui invece siamo al nostro punto di partenza. Insomma, si sono, come dire, tutte sminchiate, ma vero, cioè guardate un po' quante cose. Aspetta che
Lo allargo, sì. Vedete un po' queste scritte che mi sa mia sono sminchiate. Poi qui ci sono le scale dove certe volte mi sedevo. Qui invece, come vedete, ci sono altre scritte sminchiate. Poi qui invece c'è l'ingresso alla scuola, come potete vedere. Anzi, vi faccio vedere bene l'ingresso principale. Faccio vedere bene questo principale, che è tutto questo. Insomma, poi qui potete vedere che qua è dove si scende. Qui insomma è la vicinanza della scuola materna, Rocco Chinnici, quindi possiamo dire che la scuola materna Rocco Chinnici è legata alla scuola media, cioè due scuole legate, ecco. Insomma, questo era per quanto riguardava la scuola materna Rocco Chinnici insomma, la centrale, che conoscono tutti, mi sa. Adesso andremo a dare una visita anche all'Andolina, così una piccola visita, un piccolo tour, proprio per ricordare anche che all'Andolina ci andavo soltanto anche per progetti e cose. Io andavo al Bonanno come scuola elementare con il mio caro Giuseppe Lofranco e mi pare Samuele Di Branda, e Samuele Di Branda mi pare che era il mio migliore amico, insomma, della scuola elementare. Prima mi ci ero sciagliato e poi siamo diventati amici, questa è la verità. Quindi un po' vi faccio ruotare lo schermo per vedere un po' la differenza, cioè insomma dove sono io per ora. E adesso, appena arriverò ovviamente all'Andolina, farò un piccolo tour. Ed eccoci qui, insomma, verso il Landolina. Adesso andiamo a fare un piccolo tour. Come vedete qui è tutto, insomma, qua c'è Monsignor Romano. Poi verso qui c'è il Landolina, l'ingresso per il Landolina. E qua insomma c'è il cancello centrale, qua è da dove si entra, qui insomma c'è la scuola, insomma le finestre. Andando per questo lato, come vedete, si va boh, in questi posti, e qua c'è ancora l'altro lato. E del plesso Landolina, che è un plesso veramente grande. Là praticamente, come vedo, c'è un cavallo, bah. Comunque, proseguendo, quella dovrebbe essere secondo me una piccola stalla. Qui insomma vabbè, poi continuando c'è insomma tutto questo, cioè, vedete lì la gente butta la spazzatura a terra. Qui ci sono alberelli, cioè insomma noi alberelli di Natale, però gli alberi senza foglie, mi pare strana la cosa. Poi verso di qui mi sa che ci sono delle stalle, a quanto pare, perché vedo lì un cavallo e verso di lì manco so dove si va, però
Adesso adesso. Quindi in teoria questa è tutta la scuola, con segnato a mano, l'ingresso, che è proprio qui dove c'è tutto il coso grigio. E lì insomma è la strada per tornare. Lì abbiamo scoperto che c'è una specie di stella. E lì invece manco so dove si va. Boh, se si vanno di quei luoghi abbandonati, non lo so. Ma in una prossima puntata ci andrò a vedere cosa c'è lì sotto. Questo era per quanto riguarda il presso Landolina. Noi ci vedremo con un prossimo video, quindi ciao a tutti e buona serata. Ci becchiamo in un prossimo video.